Ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, ben ritornati nel terzo appuntamento settimanale come vi avevo anticipato nello scorso tutorial. Quindi quest'oggi vedremo come realizzare questi fiorellini in maniera davvero super facile e veloce. Quindi questo è il primo fiorellino che ho appena realizzato, che corrisponde praticamente a questo. In ogni caso nel tutorial di oggi vedremo due tipi di lavorazioni diverse e poi comunque ho giocato un po' con i colori e col numero di uncinetti. Quindi vediamo subito l'occorrente, possiamo partire subito. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per non perdervi tutte le altre novità e di seguirmi anche sui miei social Facebook ed Instagram. Mi raccomando, a questo punto possiamo partire, quindi sigla e partiamo subito col progetto di oggi. Per realizzare i fiorellini ci occorrerà del filato, io utilizzerò della lana in due tonalità diverse, marroncino e beige. In ogni caso voi potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, anche del cordino, insomma avanzi che avete a disposizione. Lavorerò il tutto con l'uncinetto 3,5, chiaramente voi adatterete l'uncinetto al filato scelto. Ci occorreranno anche dei ferma campione, che si trovano benissimo in cartoleria, per bloccare i due fiorellini. Se non li avete a disposizione, comunque potete cucire due fiorellini con ago e filo stesso e poi impreziosire il centro del fiore con una perlina. Per realizzare il fiore più grande, quindi questo, ecco qui, vado a lavorare sempre lo stesso filato a due capi, ma con l'uncinetto 4,5. Il 3,5 lo utilizzerò per lavorare il fiorellino più piccolo, sia per lavorare questo, quest'altro e questo. Userò il 3,5. Per realizzare i fiori più grandi, quindi questo e questo, utilizzerò il 4,5. Per cui mi avvio un anello magico, vado a bloccare il tutto con una catenella e ne aggiungo altre due perché vado a sostituire la prima maglia alta con le 3 catenelle. Quindi una, due e tre. Poi all'interno dell'anello magico lavoro 4 maglie alte, quindi prendo il filo, entro e faccio la prima, una, due, tre e quattro. Poi aggiungo 3 catenelle, 1, 2 e 3, e blocco questo primo modulo con una maglia bassissima sempre all'interno dell'anello magico. Quindi mi inserisco e chiudo con maglia bassissima. Abbiamo realizzato così il primo petalo. E in sostanza dobbiamo ripetere questa lavorazione per altre 4 volte finché non avremo 5 petali sull'anello magico. Rivediamo un'altra volta, quindi dal punto in cui mi trovo, dalla maglia bassissima, realizzo altre 3 catenelle. Poi prendo il filo e vado a fare 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Poi 3 catenelle e blocco il secondo modulo con una maglia bassissima all'interno dell'anello magico. Ogni tanto tiriamo anche le codine perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Ok, quindi maglia bassissima e chiudiamo. E voilà! Altre 2 petali. Chiaramente una volta che andiamo a tirare la codina dietro, la lavorazione si stringerà un po' e i petali avranno una loro forma. Intanto proseguiamo, ripartiamo con 3 catenelle e ripetiamo per altre 3 volte. Uno. Due. Ultimo petalo, ultime 3 catenelle, ultima maglia bassissima all'interno dell'anello magico e voilà.
Quindi questa sarà la situazione. Chiaramente adesso non si capisce nulla, però dobbiamo andare a chiudere l'anello, quindi tirare la codina e andare a tagliare il filo. Quindi intanto andiamo a tirare la codina dietro. Così, ecco qui. Magicamente abbiamo realizzato così un fiore in maniera davvero semplice, semplice e veloce. Allora, quindi taglio il filo, ne taglio un bel po', perché questo filo mi permetterà di cucire il fiore al corpo borsa. Se però, come me, avete dei fermacampione, bloccate il tutto direttamente con questo. Insomma, qui dovete vedere un po' voi. Io comunque taglio in eccesso per farvi la dimostrazione. Dunque, sfilo il filo e me lo porto sul retro della lavorazione. Vado a bloccare il tutto. Intanto chiudo ancora l'anello e vado a bloccare il tutto con due nodini. Uno e due. E voilà! Questo qui sarà il risultato. Se realizziamo lo stesso fiore con la stessa lavorazione con l'uncinetto anziché 4,5, 3,5, il risultato sarà questo, quindi molto più piccino. Per il fiorellino più piccolo ho fatto un'altra lavorazione, sempre un anello magico che ho bloccato con una catenella e poi ho lavorato 10 maglie basse. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, chiudiamo l'anello magico, andiamo nella primissima maglia bassa con una maglia bassissima, facciamo una catenella e sotto nello stesso punto facciamo 3 maglie basse, 1, 2 e 3. Poi vado nella maglia successiva, la seconda, e faccio una maglia bassissima. Poi vado nella maglia successiva e faccio semplicemente 3 maglie basse. 1, 2 e 3. Poi vado nella successiva e chiudo con una maglia bassissima. Maglia successiva, 3 maglie basse e alterno per tutto il giro 3 maglie basse e una maglia bassissima. Finché non avrò 5 petali sull'anello magico, ovvero sulle 10 maglie basse. Ok, infatti 1, 2, 3, 4, faccio l'ultimo petalo, 1, 2, 3, ultima maglia bassa, facciamo una maglia bassissima, catenella di sicurezza, però io non la faccio perché altrimenti si nota, taglio direttamente il filo, me lo porto all'interno, cioè verso la parte retro della lavorazione. Stringiamo un altro po' l'anello, così il fiorellino si imbarca un po'. Ok, anche qui possiamo bloccare con un nodino, due nodini. E anche qui, se non avete dei fermacampione per bloccare i due fiori, lasciate del filo in eccesso per cucire questo fiorellino sopra questo. Io adesso per esempio ho i fermacampione, quindi posso tagliare tutto in questo modo. Adesso che abbiamo i due fiori completati possiamo assemblarli e chiaramente la macchina fotografica si doveva spegnere. Ok, cosa stavo dicendo? Dunque, stavo dicendo che una volta pronti i due fiorellini, uno lavorato col 4,5, uno lavorato con l'uncinetto 3,5, possiamo assemblarli. Adesso io ho i fermacampione, quindi molto semplicemente senza cucire ne prendo uno, che tra l'altro mi fa anche come accessorio, e lo inserisco al centro del primo fiore e al centro del secondo fiore. E voilà,
e diamo così anche un po' di tridimensionalità. Quindi apro le alette che si trovano sulla parte retro e blocco i due fiori. Adesso abbiamo due alternative. Dato che abbiamo del filo in eccesso qui, possiamo andare a cucire direttamente il fiore alla patella della nostra borsa. Io in realtà non ho fatto così, anche per questioni di tempo. Ho fissato il fiore direttamente con le due alettine. Tra l'altro è ben saldato, quindi secondo me non dovrebbe scappar nulla. Però in ogni caso, per sicurezza, potete anche cucirlo direttamente. Anche qui la scelta sta a voi. Quindi quello che abbiamo fatto insieme è proprio questo. Poi ne ho realizzato un secondo, ma ho invertito semplicemente i colori. Quindi il fiore più grande l'ho realizzato col beige e il fiore più piccolo con il marroncino. Uncinetto 4,5, uncinetto 3,5. Mentre questo, che è un fiore di medie dimensioni, l'ho realizzato con l'uncinetto 3,5, col filo sempre a due capi, e ho eseguito la lavorazione di questo fiore. Quindi le 3 catenelle, le 4 maglie alte e le 3 catenelle. Tutto qui. Quindi io spero che tutto sia stato chiaro. In ogni caso mi trovate qui sotto con un commento per qualsiasi dubbio, informazione o chiarimento. Spero che queste decorazioni, questi fiorellini vi siano piaciuti e vi siano utili. Fatemelo sapere in ogni caso qui sotto con un commento e con un bel like, mi raccomando. Io a questo punto vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial, che come sempre vi consiglio di non perdere. Grazie per essere state anche oggi in mia compagnia. Un bacino a tutti!